missing on me. Love isn't something that I need. I'm sorry if I'm making you feel like I'm leading you on, but honey, I really don't need someone by my side. But we could have some fun, baby. Let's go, nothing serious, baby. Nuh-uh, we could have some fun, baby. Let's go. Allora, eccoci con un nuovo video. Buongiorno, sabato mattina. Mi sono giusto filata la tuta al volo veloce stamattina, perché sapete quando vi svegliate e dite no, mi vesto subito, non avevo voglia di mettermi di rimanere in pigiama. E comunque sabato mattina abbastanza impegnativo, perché stamattina vado a fare i capelli, vado a fare la ricrescita, la tinta, perché sono un disastro più totale. Io ho una crescita pazzesca, ma veramente pazzesca. Capelli e unghie a me crescono alla velocità della luce, cioè è una cosa devastante. Quindi stamattina vado a fare la ricrescita, poi vado a spuntarli leggermente, perché quando iniziano a toccarmi le spalle a me danno un fastidio pazzesco. Quindi farò questo. Tra l'altro stavo messaggiando con le mie amiche, perché adesso c'è la questione sopracciglia, dovendo fare io le sopracciglia martedì, ormai le nostre discussioni su WhatsApp sono sempre inerenti alle sopracciglia. Allora, noi siamo 5 amiche in questo gruppo e solo una le ha fatte, le altre sono in attesa. C'è anche Ale che vorrebbe farle. Diciamo che sono tutte lì pronte a vedere me e poi decideranno. Comunque, vabbè, devo dirvi che ho molta ansia, ho parecchia ansia, perché sono convinta al 100%, anche perché così non si può stare, cioè molte di voi mi hanno detto che lo fanno, che non si sono assolutamente pentiti, che è stata una svolta, che tutte hanno avuto, avete avuto tutta la stessa reazione, nel senso che appena fatte, chi mi ha detto mi sono messa a piangere, mi sono pentita, ero disperata, perché tutte appunto mi avete detto che appena fatte è un disastro più totale, perché non vi vedete, vi sembra di esservi rovinate, vi sembra di aver un pasticcio in faccia. In realtà poi col passare dei giorni vi rendete conto che poi non riuscite più a stare senza, e quindi sono abbastanza tranquilla da questo lato qua, perché mi avete proprio tutte descritto la stessa situazione post sopracciglia. Quindi da questo lato qui sono abbastanza tranquilla. Sono agitata perché ovviamente è una cosa abbastanza d'impatto, naturale ma d'impatto. Allora, l'altro giorno ho letto un commento che poi, vabbè, ho bloccato, perché veramente questo genere di commenti sul mio canale non ci devono essere. Comunque, c'è sempre chi li fa, però poi blocco. Non blocco le commenti dove ci sono poco carini. Ecco, però questo genere di commenti proprio non mi è piaciuto. E adesso vi spiego perché. Perché è un commento che va a toccare non solo me ma anche altre persone, quindi quando si parla di un qualcosa che può toccare altre persone io cancello. Ho trovato questo commento assolutamente poco carino e assolutamente inappropriato, che diceva: prima la bocca, adesso le sopracciglia e poi cosa ti farai, il seno? Allora, a parte che, cioè, chi decide di farsi il seno o decide di farsi il naso o decide di rifarsi una gamba o decide di rifarsi quello che volete, che questo non debba interessare a nessuno, anche perché io sono un vivi lascia vivere, cioè io non giudico chi si rifà il seno, chi si rifà il naso, chi si rifà le orecchie, cioè a me non mi interessa, ma non lo metto neanche in discussione. Quindi già questa cosa qui mi ha innervosita, perché comunque non è andato a toccare me, è andato a toccare tutte le donne in assoluto che si possono magari andare a rifare il seno per qualsiasi motivo. Allora, quindi
Ok, anche perché è stato detto proprio in maniera molto lo scrivere, stiri fa il seme, è stato proprio detto in maniera brutta, in maniera proprio che va contro chi lo fa. Quindi già lì non mi è piaciuto. Poi, allora, stiamo parlando di sopracciglia, stiamo parlando di un tatuaggio, passatemi il termine, semipermanente. Non stiamo parlando che sto andando da un chirurgo estetico, mi sto facendo chissà che cosa, anche se fosse, provo che ognuno sia libero di fare ciò che vuole. E questo messaggio non mi è piaciuto perché penso che tantissime donne, anche perché mi rendo conto, adesso forse che io ho in mente di farlo, che ovunque vado, ovunque io mi giro, c'è almeno uno su tre che ha le sopracciglia ritoccate per tanti motivi, anche perché adesso forse è un periodo, ne parlavo anche con questo estetista, è un periodo dove comunque facciamo più caso a ad esempio gli occhi, perché siamo sempre coperti con la mascherina, quindi magari lo sguardo ci rendiamo conto che vogliamo magari valorizzarlo un pochino di più, quindi notiamo magari piccoli difettucci. Io ad esempio le sopracciglia è una cosa che per me è sempre stato un pallino, perché ho delle brutte sopracciglia, ho delle sopracciglia che comunque non crescono più di tanto, perché io le ho così naturali, mi crescono leggermente, ma sono una che non è mai stata attaccata all'estetica, quindi non sono di quelle fanatiche che si tolgono le sopracciglia, che non riescono a vedersi, perché io non sono fatta così, sembro una molto precisina in questo, ma no. Cioè, tante volte esco proprio con le ciglia da togliere, con le sopracciglia da togliere, quindi sono una molto easy. Adesso sono arrivata a un momento dove comunque voglio sistemarmele, voglio mettermele a posto, voglio fare comunque una cosa naturale che mi piaccia e che mi dia risalto allo sguardo, considerando che veramente io non ne ho praticamente, vedete, le ho anche fatte male, devo proprio sistemarle. A me non piacciono le mie sopracciglia, quindi io ho sempre utilizzato, soprattutto negli ultimi anni, quando mi hanno messo questa cosa le mie amiche in testa, ho sempre utilizzato giornalmente la matita, e l'uso della matita io la utilizzo anche ad esempio al mare, perché non mi vedo più con le sopracciglia così, non naturali, perché non è neanche il termine per me giusto dire non mi vedo con le sopracciglia naturali, non mi vedo più con poche sopracciglia così, tutte ormai senza una forma, senza niente. Quindi se uno vuole aggiustarsi un pochettino con un qualcosa che può essere non definitivo, comunque una cosa fattibile, perché non farla, o comunque perché giudicare. Cioè, io sono veramente allibita da questo continuo giudicare quello che fanno gli altri. Uno può dare il proprio parere, soprattutto per noi che ci mettiamo comunque davanti a una telecamera, è normale che scateniamo comunque una serie di commenti che possono essere positivi, che possono essere negativi, perché dietro una tastiera c'è veramente l'acqua qualunque. Infatti io dico sempre, c'è molta differenza fra qui su YouTube e su Instagram, perché su Instagram tu riesci a riconoscere un profilo falso, perché comunque ha zero follower o magari ha zero iscritti, quindi riesci già più o meno a individuare e riesci a bloccare. Qui su YouTube non sai chi c'è dietro, quindi è già più difficile capire. Però questa cosa sempre di mettere in paragone, io non farei mai così, no, io non lo farei perché c'è gente che, no, io farei così perché c'è gente che ha quello, cioè, allora, ognuno decide per se stesso. A me, se la mia vicina di casa domani decide di farsi le sopracciglia alte così, a me non interessa, e non andrei mai dalla mia estetista a dire: ah no, guarda, io le voglio così perché no, così non è possibile. Cioè, chi se ne frega, cioè, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Io sono sincera, vi ho sempre detto tutto, quindi un po' di filler, ve l'ho detto, voglio sistemare le sopracciglia, ve l'ho detto, cioè non credo di fare una cosa così, cioè così strana, cioè non,
Comunque, a volte mi rendo conto che magari ci sono persone che vedono tutto strano, che poi no, non penso neanche sia così, penso che sia solo un modo per stuzzicare. Comunque, ti ho bloccato. Allora, adesso ho fatto andare la prima lavatrice, ho messo all'interno piumino doppio, tutti e due i piumini, le lenzuola, e ho fatto andare la prima lavatrice. Spero di riuscire a svuotarla e metterla in asciugatrice prima di andare a fare i capelli. Ho l'appuntamento 11:30, quindi dovrei uscire di qua verso le 11. Poi arrivando a casa viene qua l'Ale, perché abbiamo una diretta su Instagram dove vi faremo vedere come ci trucchiamo, che trucchi utilizziamo per il nostro make up, e basta. Adesso vado a pensare a cosa mettermi e poi ci vediamo dopo. To come up here, I'm just dancing with my girls. Sono giustissima con l'orario. Ho appena parcheggiato, purtroppo ho dovuto mettere la macchina qui nel parcheggio a pagamento perché non ci sono posti. È diventata una cosa allucinante. Tra l'altro c'è una specie di mercato, quindi ancora più difficile da trovare parcheggio. Comunque adesso vado, mi sono fatta le sopracciglia, ormai è il mio punto debole questo, e me le sono fatte proprio come le vorrei io, vedete? Questa è la forma che mi farò poi fare dalla ragazza, e me le sono fatte in un modo che sembrano un po' tutte spennacchiate. Comunque adesso vado e ci vediamo dopo. E tu sai, vorranno rubarmi tu presenza, però nunca lo che sento per ti, baby, anche se in tua ausencia. Y son errores de la vida, de enamorarme de alguien con la que sufrí, otro hombre le servía. Porque no sé si fueron los besos, pero sé que algo pasa acá. Quería este frenesí, pero fue así que me enamoré de ti. No sé si fueron los besos, pero sé que algo pasa acá. Perfecta al momento equivocado, yeah. Ay, qué pecado. Me enamoré de la luna, siendo sol, sabiendo que no estaremos juntos. Ya, yeah. Baby, no gano ni una. Vivo en mi corazón, porque en la vida yo no puedo, mi amor. Mami, no me utilices como si fuera un boomerang que viene y se va. Así que pero fue así, me enamoré de ti. No sé si fueron los
Hice la forma más triste y la más bonita de la vida pa' decirme que no puedo tener todo. Que fuiste un periodo y si no me acomodo siempre voy a quedar como un bobo. Duele tener a una persona en tu corazón pero nunca en tus brazos, lo entiendes, bebé. Y es que hablo de usted, yo hablo de usted, dime. Mami, no me utilices como si fuera un boomerang que viene y se va, así que mami. Ho appena finito, sono salita in macchina, meno male, sono uscita a trovare un tempo di tinta perché ero indecente, ho aggiustato il taglio come al solito, caschettino, tolgo le punte e sono molto. Sono appena arrivata a casa, ho il segno qua della mascherina facendo la tinta. Comunque sono appena arrivata a casa, ho fatto finalmente la tinta, sono felicissima, guardate che meraviglia, che meraviglia. E non ho fatto nient'altro, l'ho giusto spuntati perché iniziavano a toccarmi le spalle e quando mi toccano le spalle a me fa fastidio. Comunque mi dà fastidio anche sta linea qua, non facciamoci caso. E niente, sono contenta perché poi vabbè, a me piace tantissimo. Tra l'altro sono felice perché ha notato il mio capello, mi ha detto: Federica, ma che belli sti capelli, cioè nonostante noi abbiamo fatto deco, li abbiamo caricati parecchio a... adesso non mi ricordo se prima di Natale, quando abbiamo rifatto tutto il lavoro delle schiariture, perché dopo il lockdown avevamo rifatto tutto perché mi ero fatta la tinta a casa, avevo un disastro in testa, quindi me li aveva un po' sistemati senza però mi sembra rifare tutto, li avevamo solo sistemati, poi abbiamo detto poi passando l'estate rifacciamo quello che c'è da fare. E infatti forse verso settembre, ottobre mi sembra, abbiamo rifatto tutto, li avevo fatti più biondi se vi ricordate, poi non mi piaceva, così sono ritornata a un colore più caldo, perché secondo me su di me il castano con queste schiariture sempre sul caldo mi stanno meglio che il freddo, quindi... avevamo rifatto tutto e lei ha notato che comunque il mio capello è bellissimo, è sano, morbido, lucido e secondo me è tutto merito dei prodotti che sto utilizzando, ve ne parlo su Instagram di Marmaid, per quanto riguarda le maschere, lo shampoo, il balsamo, mi ha cambiato il capello ragazze, mi ha cambiato veramente il capello, io ho il capello sempre bello, sempre pulito, perché comunque questo prodotto qui ti fa rimanere il capello molto più pulito rispetto agli altri shampoo. Io ho, sapete, un problema perché soffro di psoriasi, quindi il capello non posso lavarlo spesso e con questo qua riesco a tenerlo pulito più del solito e soprattutto mi lascia il capello lucidissimo, morbido, lucente. E lei, che è una professionista, se n'è accorta, mi ha detto: Fede, devo dire che ha un capello veramente bello, si vede che lo stai curando con i prodotti giusti. Quindi sono contenta, perché quando faccio le collaborazioni io cerco sempre di far arrivare il messaggio di un qualcosa che faccio veramente col cuore, perché sennò credetemi che io non porto avanti una collaborazione se il prodotto non mi piace, perché non ci metto la faccia. Di questi prodotti che parlo, che racconto ultimamente, ci credo veramente tanto, perché come sapete Hello Body mi ha cambiato comunque il viso, mi ha fatto proprio venire voglia di prendermi cura della mia pelle, e questo qua per i capelli me li ha veramente migliorati. Comunque adesso è ora di pranzo, mi mangio 2 o 3 pezzettini avanzati di sushi di ieri sera, tanto era pesce fresco, tra l'altro l'ho preso al Basco, me l'ha consigliato la sera, quindi se avete il Basco dalle vostre parti prendete il sushi perché è buonissimo, se siete amanti del sushi provate questo qua della Basco perché è davvero il top. Infatti sera me l'aveva consigliato, sono andata ieri e sono rimasta colpitissima perché è davvero buonissimo, quindi provatelo.
Ecco qua, sono pronta per pranzare. Io adoro sushi, ragazze, cioè a me mi rendete una donna felice se mi portate a mangiare il sushi. Tra l'altro, ieri alla Basco, sempre a Basco, ho preso l'insalata russa, ve l'avevo già mostrata, ve ne avevo già parlato. Sapete che io, almeno chi mi conosce da un po', sa che io sono una super amanta dell'insalata russa, e questa qua della Basco con il tonno è il top. L'unico difetto è che ha troppa maionese, l'unico piccolo difetto è che c'è troppa maionese in superficie, però provatela se siete amanti come me e super intenditrici di insalata russa, perché secondo me è buonissima. Allora, volevo farvi vedere le ciotoline che ho comprato ieri per Zoe da Maison du Monde, perché quelle che avevamo le abbiamo dovute buttare, perché dopo un po' io le cambio, non le tengo troppo tempo, perché mi viene da cambiargliele. Allora, queste qui sono, come vi ho detto, di Maison du Monde, The Good Dog, ci sono sia per il cane che per il gatto. Ti piace? Bevi un po' d'acquetta, che ti ho messo l'acqua fresca. Bevi l'acquetta, che te l'ho messa fresca, non la vuoi? E ci sono sia per gatto che per cane. Quelle forse per il gatto sono un pochino più piccole, ovviamente. Quelle del gatto c'è la lisca del pesce, qua invece c'è l'osso, e mi piacevano tantissimo. Allora, il prezzo 7,99 € l'una, e sono molto 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 carine, mi piacciono proprio tanto. Anche sopra questo tappeto credo stiano bene. Ti piacciono? Ieri quando l'ha vista è subito andata a bere, vero? Si è andata a bere l'acqua fresca? È andata subito a bere. Comunque, guardate che carino. Allora, ci siamo trasferiti per cena qua da Ale. Tra l'altro ho portato la pizza che ha fatto Mauro, l'impasto della pizza, così stasera lui farà ovviamente le sue ormai famosissime pizzette. Ormai le pizzette di Mauro sono diventate super super famose, e poi ripeto, facciamo le pizzette perché ormai si è specializzato in quello, e secondo me vengono ancora più buone della pizza. L'ho mandato al supermercato perché ci mancava la mozzarella. E poi volevo farmi prendere il gorgonzola, e poi prenderemo il prosciutto, così faremo un po' di pizzette di vari gusti. Ale non mangerà la pizza, mangerà il sushi, io l'ho già mangiato ieri, quindi gli ho detto di no, perché ovviamente mangiandolo già ieri evito di mangiarlo anche stasera. E basta, abbiamo fatto la diretta Instagram, eravamo in tantissimi, ci siamo divertiti tantissimo. Una diretta che avevamo annunciato una settimana fa, perché abbiamo deciso di fare diretta cucina la domenica pranzo e diretta invece make up, o comunque un tema che magari decidiamo durante la settimana, il sabato da me. Quindi due dirette alla settimana, ovviamente tempo permettendo, perché possono succedere anche degli imprevisti che allora salta, però principalmente sabato diretta, qualsiasi cosa, qualsiasi argomento che possiamo decidere insieme, la domenica invece cucina. Tra l'altro sulla diretta Instagram è venuto fuori di poi farvi sapere anche per quanto riguarda le sopracciglia, se magari porto dietro la telecamera, come vedete stamattina intervisto la ragazza, così vi faccio spiegare tutto, ovviamente dal suo punto di vista. E è emerso anche il fatto di farlo anche per quanto riguarda la bocca, quindi chiederò a Sara, la nostra, il nostro chirurgo estetico, magari una piccola intervista sul filler, sul metodo che lei utilizza per noi, perché ho scoperto, che non lo sapevo, che ci sono due metodi: la punturina o la tipo una penna. Adesso non lo so, volevo chiedere comunque a Sara, però se vi interessa anche qua su YouTube possiamo farlo anche qua su YouTube, quindi un video dove magari risponde a qualche domanda che mi fate. Comunque,
Questo è il tutto, poi ci vediamo dopo con gli impasti della pizza. Qua c'è una micetta, Nerina, Neri, che va di là. E quindi aspettiamo l'impasto della pizza di Mauro, aspettiamo. Allora, abbiamo sfornato le pizze, purtroppo si è un po' bruciacchiata perché Mauro giustamente non conosce bene il forno della Ale, che è totalmente diverso dal nostro, e quindi la cottura è stata un po' un problema sto giro. Allora, Ale ha preso il sushi. No, Ale, io mangio la pizza. Allora, se la mangi una tutta. E l'altro? Qual è? Ho tanta, catturiamo altri morti, se no non li catturiamo. Ok? Invece pizza. Allora, abbiamo finito di cenare, adesso niente, prendiamo il caffè, cioè Mauro prende il caffè e poi niente, andremo a casa. Così vado a vedermi il ciposta per te e niente, io vi mando un grosso bacio, grazie per essere state insieme a me anche oggi. Scusate se non ho messo questo video ieri, ma per me è stato veramente impossibile farlo e quindi cerco di recuperare con oggi invece che venerdì, sabato. Quindi va bene.